Ciao, sono Yuri Grandini, ho 31 anni e sono di Forlimpopoli, un piccolo ma grande per me paese della Romagna, tra il mare e la collina. Faccio il barista praticamente da sempre, perché la mia famiglia ha avuto sempre delle attività inerenti, tuttora gestisco con loro un ristorante. A 18 anni, quando capì che questa era la mia strada, decisi di mettere la B maiuscola alla parola barista. Ho cominciato subito a fare corsi e a lavorare al di fuori delle attività di famiglia, facendo esperienza sul campo, per poi portare all'interno ciò che avrei assimilato. Fino a quando, qualche anno fa, ho scoperto questo meraviglioso mondo e questo meraviglioso prodotto che si chiama caffè. Ho preso le mie prime certificazioni, ma continuo a studiare perché non si finisce mai di imparare tutto quello che gira attorno a questo mondo. Ho conosciuto alcuni professionisti del settore che poi sono divenuti miei amici, come Eddie Righi, dove da lui ho imparato nuove cose nel settore delle gare. Mi ha indicato la strada da poter percorrere, ma la strada la devo percorrere solo io. E in seguito abbiamo avviato una collaborazione e da lì ho fatto diverse esperienze emozionali, tra cui anche il mio primo viaggio in piantagioni, e ho potuto apprezzare tutto ancora di più. Cerco di seguire ogni evento che posso, spesso dietro alle quinte all'interno del team, tra cui 3 mondiali, 2 WBC, un Ibrick e un italiano con ottimi risultati. A maggio di quest'anno, un altro grandissimo professionista, Francesco Sanaco, mi ha chiesto assieme ad Eddie di fare parte del suo team per il Team Italia nei Mondiali di Melbourne. Oltre al meraviglioso team che si è creato in questi 20 giorni, abbiamo lavorato sodo e siamo riusciti a portare a casa un risultato che per l'Italia non era mai stato visto. Tanta commozione e felicità mi ha fatto sentire veramente fiero di essere italiano. Molto piacevole è stata anche l'esperienza del Mondiale Ibrick che ho vissuto assieme a Davide Berti, Cinzia Rinaldi e Simone Arelli, altri 3 amici professionisti del settore. In questa gara, dove siamo stati i primi italiani a partecipare, abbiamo imparato un metodo di estrazione del caffè che per noi era sconosciuto ed è stato molto interessante e istruttivo. Mi auguro la possibilità di creare una realtà che mi faccia stare sempre a stretto contatto con il caffè. So che la strada è molto lunga e tortuosa, ma sono molto entusiasta di essere stato selezionato per la prima edizione di Barista in Italia. Sono sicuro che questa esperienza mi aiuterà a imparare qualcosa di nuovo e gruppa dopo gruppa, a piccoli passi, ce la metterò a mano.